Al centro commerciale Punta di Ferro lo shopping è una continua emozione, con tante proposte fashion e tante occasioni per tutti i tuoi acquisti. I nostri negozi ti aspettano dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 21 con 100 negozi e l'ipermercato Conad, il centro commerciale Punta di Ferro è a Forlì, uscita A14 zona fiera, www.ccpuntadiferro.it e seguici anche su Facebook. Ah, dimenticavo, al centro commerciale Punta di Ferro, afferra gli affari, dal 5 gennaio ci sono i saldi invernali. Da tanti anni ormai questa bellissima tradizione rivolta ai bambini e alle famiglie porta ad avere la nostra piazza piena di cittadini, di frolivesi, e questo momento bello, simpatico, organizzato con la collaborazione ormai dei tanti volontari, dei vigili del fuoco che garantiscono questa calata della Befana in sicurezza, dei tanti volontari. Quest'anno la Protezione Civile ha avuto un ruolo importantissimo, abbiamo avuto il passaggio degli aerei di ali soccorso e soprattutto la Protezione Civile è al centro della solidarietà che viene realizzata con la raccolta dei fondi attraverso la calza della Befana, e che andrà quest'anno alle popolazioni colpite dal terremoto nel centro Italia, in particolare il comune di Caldarola. Vigili del fuoco, poi per rimanere in tema di animazione, con i vigili del fuoco ci sono i volontari appunto di Pompieropoli che stavano così facendo divertire i bambini che si cimentavano in quelle che sono delle prove di difficoltà notevoli, aiutati però dalle persone precise, e tutti gli anni sono richiestissimi. Sì, perché noi vogliamo trasformare il gioco, il momento che i bambini raccolgono con più entusiasmo, anche in un momento educativo di conoscenza di cosa vuol dire fare prevenzione e l'attenzione a quelle forze che ci sono sempre e che vigilano sulla nostra sicurezza e sulla protezione. Questo si impara fin dalle più tenere età. Ci sono state tantissime le iniziative, davvero nate anche spontaneamente, che hanno raccolto fondi o beni necessari. Sono stati inviati nelle diverse città che sono state toccate dal terribile sisma, in particolare a Matrice. Noi abbiamo sostenuto, d'accordo con la Regione Emilia-Romagna, poi l'area dell'Alto Piceno, in particolare il comune di Caldarola. E da non dimenticare i tanti volontari, anche tecnici, che sono partiti, perché si occupano proprio di verificare la agibilità delle strutture, delle case. Quando c'è stata la scossa di fine ottobre, se non ci sono state vittime è anche perché l'evacuazione ha portato a non abitare le case pericolanti. Ci sono stati molti danni ma nessuna vittima, proprio perché le persone possono rientrare solo dopo che questa azione di verifica affidata ai tecnici viene realizzata, e per questo continua l'assistenza che anche comune di Forlì e comuni del comprensorio facciamo ai comuni toccati dal sisma. Le feste sono andate molto bene, davvero la cittadinanza ha risposto, gli eventi e la continuità delle attività ha generato davvero un bel clima di festa, e credo che sia stato raccolto davvero anche dagli esercizi commerciali. Non dobbiamo fermarci qui, ma sviluppare queste attrazioni. Da qualche anno abbiamo la pista di pattinaggio, quest'anno una particolare attenzione ai bambini e alle famiglie con la casetta di cristallo, che è stata la principale novità e che ha avuto un enorme successo. Credo che daremo continuità anche in futuro a un'esperienza di questo tipo, davvero una piazza sempre più per le famiglie ma per i giovani, e questo è l'investimento che vogliamo fare sull'attrattività dei prossimi anni. La Befana viene come tutti gli anni con un grande freddo oggi, ma soprattutto con il calore dell'associazionismo e di tutti i soggetti della Protezione Civile della provincia di Forlì che si sono messi insieme per vendere le calze, raccogliere i proventi della vendita delle calze e per portarli alle zone terremotate. In particolare vorremmo sostenere un progetto nel comune di Caldarola, quindi è una Befana, diciamo, col freddo ma col caldo della solidarietà con la Protezione Civile e
soprattutto tradizionalmente con l'impegno dei quartieri, perché questa è la Befana dei quartieri, quindi abbiamo i quartieri di Forlì che sono impegnati appunto nella raccolta fondi, nella promozione di questa iniziativa, e anche gli alpini che distribuiranno biscotti agli intervenuti. Però la protezione civile non è solo solidarietà, è anche preparazione di una comunità ad affrontare i disastri e le evenienze, quindi oggi promuoviamo anche un sistema a cui hanno aderito i 15 comuni della Romagna forlivese che si chiama Alert System, ovvero un sistema di avviso telefonico in caso di emergenza di protezione civile che può raggiungere tutte le famiglie che si saranno registrate, quindi è un servizio gratuito, si può lasciare il proprio numero di telefono già qui in piazza ma anche attraverso il sito del comune di Forlì www.comune.forlì.fc.it e registrarsi, perché in caso di allarme di protezione civile, allarme meteo, insomma tutti gli allarmi per la sicurezza dei cittadini, arriverà una telefonata a casa o al cellulare per avvertire di questa emergenza. È un servizio innovativo, però Alert System può aggiungere, diciamo così, alla solidarietà che caratterizza le nostre comunità anche la prevenzione che è necessaria quando si parla di sicurezza e di disastri, purtroppo, come abbiamo visto, succedono anche nel nostro paese. I bambini sono protagonisti perché la Befana viene per loro, quindi loro contribuiscono in maniera solidale, perché la Befana anche quest'anno verrà dal cielo insieme ai pompieri che ormai ci danno un appuntamento fisso, quindi non sappiamo come ogni anno entrerà in comune e scenderà. Avremo anche, ed è questa una sorpresa che nessuno ancora conosce, il passaggio degli aerei della protezione civile che faranno un volo di esercitazione sopra alla piazza, perché la nostra protezione civile è dotata anche di questo. Quindi cultura della solidarietà nei bambini, organizzazioni sociali e comunità, la protezione civile e strumentazione e attrezzature di grande livello, perché i pompieri appunto fanno scendere la Befana dimostrando le loro capacità di intervento, e anche appunto gli aerei della protezione civile che sono un servizio che noi abbiamo a disposizione dei nostri cittadini. Buona Befana a tutti e Alert System, prevenire è meglio che curare. Ci si può iscrivere per ricevere le telefonate in caso di emergenza della protezione civile nel sito del comune di Forlì www.comune.forli.fc.it. Alert System, e saremo tutti più sicuri. Questa, chi è la vera Befana delle due? Perché qui... Allora, l'originale ovviamente è lei, cioè io svolgo funzioni di segretariato. Quel caschetto in testa? Con quel caschetto in testa, perché se vola la notte e si schianta è un guaio. Ah, è un guaio. Bisogna avere la controfigura. Assolutamente sì, assolutamente sì. Siamo organizzati bene. Organizzatissime, sì. Befana viene con le scarpe rotte, vediamo le scarpe. Le scarpe, beh, fa molto freddo, quindi si è dovuto un po' armare, ecco, diciamo. E le tue non sono rotte? Le mie non sono rotte, le mie, infatti sto prendendo un freddo che... Insomma, ci tengo ad avere una certa eleganza, ecco. Guarda questa Befana, cioè lei è atletica. Atleticissima, se ti spacchi un'anca sono guai, eh. Cioè, sì, ma è stato difficile secondo te per lei scendere da là sopra? Ma ormai lo fa tutti gli anni, quindi credo sia un po' ferrata, ma la cataratta si fa sentire. Ma che cos'era quell'attrezzo con cui sei discesa, Befana? Un monopattino, guarda, donato dalla scuderia Ferrari. Addirittura, alla Befana questo è d'altro. Noi ci trattiamo bene, sì. Vogliamo salutare i Vigili del Fuoco intanto, che sono stati bravi e hanno salvato la tua controfigura. Esatto, ci sono sempre e assolutamente senza di loro non riusciremo a fare niente, ecco, diciamo. Senti, come facciamo a salutare tutti i bimbi che ci stanno guardando? Allora, noi vi facciamo un enorme saluto a tutti quelli che ci stanno guardando. Saluta, ecco, brava, ecco, mi raccomando, ci vediamo il prossimo anno. Vai attenta che ti vuoi rubare il posto. No, sono io che glielo devo rubare, cara, ma però insomma dai, in qualche modo. Evviva la Befana! Evviva la Befana, mi raccomando, ci vediamo quest'altro anno!